come è successo alla Roma, perché guarda caso 4 mesi che non arbitra la Roma, no, a Firenze ci torna. Vabbè, questa già era una cosa così che avete poi avete permesso voi giorni prima, ma no, è successo quello ieri, no? È stata un'altra svista. Ho sentito dei commenti in televisione a caldo da commentatori quasi imbarazzanti, che era la regola del vantaggio. Cos'era quello? Un vantaggio? Mi viene da pensare che, non lo so, 4 anni di qualificazione champion, ad oggi credo che sia sfumata definitivamente, perché con i 3 punti di ieri, naturalmente la Fiorentina sarebbe stata ancora in corsa, no? Da oggi purtroppo credo che il capitolo champion sia chiuso. Ecco, queste sono tutte cose che non voglio spiegazioni, perché, ripeto, non le avrò. Però è giusto la riflessione di questa città che è arrabbiata perché con molta educazione, perché poi avete visto ieri sera, fortunatamente tutto è filato liscio, e ringraziare ancora una volta la città che ha tenuto i nervi saldi, dal prefetto, questura in poi, che c'erano dei segnali non belli, quindi sotto quell'aspetto Firenze ha ancora dimostrato grande civiltà, e questo lo ringraziamo perché veramente è una cosa ineccepibile. Ma per il resto ti fa molta difficoltà rimanere veramente sereni e capire che cosa ha fatto di male questa Fiorentina ultimamente, dall'Europa in poi. Tra l'altro vorrei, ecco, una cosa, magari una domanda al signor Collina, mi piacerebbe curiosità, che mi può anche rispondere, non tanto la partita di ieri, quella della noi, ma essendo anche membro della commissione UEFA arbitri, se non sbaglio, magari... Forse un commento, lui essendo dentro, magari sulla partita di Monaco, poteva anche farlo, no? Però vabbè, è chiaro che ci sono altre persone che devono parlare per lui, no? Comunque ieri è successo questo. Io sono molto arrabbiato, indignato, io e mio fratello, con tantissima educazione, però una partita che a 5 minuti dalla fine si poteva risolvere meritatamente, perché ieri sera veramente la Fiorentina fino a 10 minuti dalla fine ha meritato un dominio quasi assoluto. Poi è successo quello che è successo, quindi sarebbe finita magari forse in un altro modo, però nel calcio i sei ma non servono a niente. Sei, ma.